fondamentali nella nostra formazione, quando eravamo ancora studenti, è stato senz'altro l'incontro con il Trio di Trieste. E noi abbiamo avuto la fortuna di incontrarli alla Scuola di Musica di Fiesole, ma soprattutto all'Accademia Chigiana. Per noi sono stati soprattutto un modello di metodo e di rigore nella lettura musicale, nella serietà con cui il lavoro cameristico va affrontato, non soltanto appunto come spesso avviene con l'improvvisazione di Tri. Ecco, diciamo che il Trio di Trieste forse è stato quello che in Italia ha portato la sensibilità che tutti riconoscono al quartetto d'archi come disciplina totalizzante e diciamo lo ha applicato anche l'idea del trio con pianoforte, che ha un repertorio non così vasto ma comunque enorme. Quell'Italia musicale, quella in cui appunto una formazione come il Trio di Trieste costruiva dal nulla, da una tradizione che era quasi nulla in Italia, e costruisce un percorso così serio e così profondo di musica, ed era appoggiato dalle grandi società del quartetto, appunto. Mi piace pensare che questa di Vicenza è una di quelle poche che portano ancora questo nome, appunto, che simbolicamente incarnano nell'idea del quartetto d'archi come di un'unione, di una fusione straordinaria, un ideale appunto di fare musica. Soprattutto a livello cameristico, il repertorio appunto del compositore boemo è sterminato e ci ha regalato appunto questi quattro tri che devo dire sono poco conosciuti al grande pubblico, a parte l'ultimo trio, il numero 4, detto Dunchi. Ecco allora perché volevamo, insieme appunto a questo importantissimo e famosissimo trio, aggiungere gli altri più sconosciuti, perché altrettanto importanti dal punto di vista compositivo, strutturale, per la bellezza dei temi, per la varietà dei colori, comprendono sempre questo profumo, diciamo, boemo, anche se ovviamente molto sempre radicati alla struttura compositiva che guarda alla vita dell'Europa e soprattutto alla Germania,
e in particolare a Johannes Brahms, che era uno, diciamo, dei compositori più ammirati da Dvorak, ed erano, tra l'altro, erano anche molto amici. Senso delle esecuzioni integrali che spesso si propongono e noi, a noi piace pure fare. Per noi musicisti penso che siano occasioni di indagine uniche, proprio per trovare all'interno di un compositore tutte quelle sfaccettature possibili che magari quando si suona un brano solo in un recital composto da più autori magari possono sfuggire e quindi in questo modo magari apprezzare maggiormente la ricchezza di un brano. E penso che per il pubblico anche possa essere altrettanto stimolante, importante. E aggiungerei, proprio nel caso di Dvorak, che pur essendo appunto un programma monografico, abbiamo un ventaglio di caratteri assolutamente unico.